Buonasera. Buonasera, eccoci di nuovo qui. Siamo in compagnia graditissima dei ragazzi del Conservatorio di Venezia, Benedetto Marcello. Il Conservatorio apre questa sessione di incontri dedicata agli AFAM. Noi abbiamo voluto fortemente che fossero qui presso lo stand del Ministero Università e Ricerca e oggi siamo con il direttore Roberto Gotti Pavero, che ci parla un po', vorrei che ci delineasse brevemente cosa si fa a un conservatorio, cosa si studia, qual è l'offerta oggi per i ragazzi che vorressero approcciarsi al conservatorio e decidere di proseguire gli studi su quella strada. Buonasera a tutti, grazie naturalmente al Ministero dell'Università e Ricerca che ci ha ritagliato questo spazio presso la Fiera di Verona, uno spazio di cui siamo veramente orgogliosi di poter occupare e raccontare appunto cosa succede in un conservatorio e quali sono le strade di accesso per un conservatorio. Conservatorio che già nel nome dice lo spirito di conservare, però ecco, lo spirito è una cosa, la realtà è un'altra, perché il conservatorio negli ultimi 20 anni ha subito una grande trasformazione da quando è stata messa in atto la legge di riforma e quindi la storia del Conservatorio di Venezia, che fra pochi anni, fra 2 o 3 anni arriverà a compiere 150 anni, è una storia che ha un grande passato, ma io intravedo anche un grande futuro. Un futuro che naturalmente è costruito per i giovani, dai giovani, con l'eccellenza dei nostri professori e il conservatorio moderno, diciamo, è pienamente inserito nel panorama, diciamo, universitario, dell'alta formazione. Quindi ora nei conservatori si rilasciano diplomi accademici di primo livello dopo 3 anni, di secondo livello dopo 2 anni e poi naturalmente abbiamo anche dei corsi master di primo e secondo livello ai quali si può accedere appunto con un diploma o di primo o di secondo livello. Però credo che la natura stessa, ecco, preveda che uno studente, prima di arrivare a scegliere il percorso universitario di specializzazione musicale in uno strumento o nella composizione o nella musica elettronica o nella direzione di coro, d'orchestra, insomma, di tutto quello che ogni conservatorio o quasi tutti, insomma, riescono a offrire come offerta formativa, nasca la formazione di questi studenti da giovani, quindi con un percorso che avviene sicuramente forse in alcuni anche intorno agli 6, 7, 8 anni per proseguire successivamente, naturalmente attraverso dei corsi preparatori e la diciamo specificità, qui forse anticipo un po' quello che era un po' una curiosità della dottoressa, era quello di abbiamo dei corsi propedeutici al triennio. Cosa vuol dire corsi propedeutici al triennio? Cioè all'interno del conservatorio abbiamo dei percorsi formativi ben organizzati per preparare gli studenti che nel frattempo possono svolgere le scuole superiori, quindi senza già operare una scelta in tal senso, possono frequentare questi corsi per essere preparati a sostenere gli esami di ammissione al primo livello, possibilmente senza debiti formativi. Perfetto, grazie. È molto importante per noi definire il fatto che i conservatori siano pienamente inseriti nel sistema dell'istruzione superiore. Ancora non è proprio chiara appunto la differenza che lei ha spiegato bene in questo momento e quindi ci si può approcciare allo studio
al conservatorio, così come si approccia all'università. Esattamente. Dirò anche una cosa che ci caratterizza ulteriormente rispetto alle università, dove appunto questi corsi propedeutici, che hanno da noi una durata massima di 3 anni, abbiamo un percorso particolare che si chiama percorso Giovani Talenti, cioè ragazze o ragazzi che ben prima dell'età solitamente che dà l'accesso ai corsi accademici hanno quel talento musicale naturale che non si può frenare, non si può interrompere solo perché anagraficamente non hai ancora i 18 anni. Quindi sono dei percorsi che vengono proprio fatti su misura, per cui noi abbiamo ad esempio un ragazzo che studia pianoforte, molto talentuoso, ha adesso 14 anni, ma già da 2 anni frequenta questo corso Giovani Talenti e lui sta già svolgendo i programmi di primo livello e fra un po' arriverà anche a fare quelli di secondo, perché è veramente un talento notevole. Ecco, questa è una particolarità. Queste cose sicuramente all'università non accadono, ma comunque è una prerogativa che, ripeto, è abbastanza diffusa con i conservatori, perché lo strumento musicale, come dicevo prima, si inizia molto da piccoli e se uno ha le doti fa presto, ecco, ad arrivare a grandi livelli. Sì, perché poi dicevamo prima, a proposito di esperienze personali, che è qualcosa che rimane dentro lo studio della musica, anche se inizia in giovane età e si abbandona poi, è una sorta di linguaggio, di abilità, di competenza che rimane per la vita. Quindi anche questo è un elemento in più forse. Assolutamente. Non sono rari i casi di non più giovani, chiamiamoli così, che hanno avevano un sogno nel cassetto, hanno studiato musica da giovani, poi la vita li ha portati a frequentare altri percorsi di studio, a fare un mestiere totalmente diverso, ma la passione rimane dentro. E quindi abbiamo degli studenti di una certa età che frequentano con grande passione e anche, devo dire, anche con ottimi risultati alcuni corsi, naturalmente tagliati anche questi su misura per loro. E poi abbiamo anche tutto l'aspetto della formazione degli insegnanti, perché nel Conservatorio di Venezia c'è una scuola di didattica della musica che prepara proprio gli insegnanti e tra l'altro anche con l'erogazione dei famosi 60, che una volta erano 24 CFA, perché i nostri sono crediti formativi accademici, non universitari, quindi ci stiamo approntando adesso ad attivare questi nuovi percorsi formativi per l'abilitazione degli insegnanti. Quindi i percorsi formativi per gli insegnanti sono una caratteristica del vostro conservatorio, possiamo dirlo? Certo, questo? Certo, certamente, certamente, sono decine e decine e tutti spesso ex studenti che, avendo frequentato poi questi corsi appunto abilitanti, soprattutto dell'area della didattica della musica, lavorano nelle scuole ad indirizzo o anche in strutture private dove la competenza musicale è molto richiesta. Ci sta dicendo una cosa che è molto importante per noi come Ministero e che quindi approfondiremo successivamente. Certamente. E che necessita un ulteriore sforzo in più di collegamento tra il Ministero e le nostre realtà, le nostre istituzioni AFAM. Noi ci stiamo provando. Continueremo così. E i conservatori apprezzano questo sforzo ministeriale proprio perché è un po', siamo un po' la Cenerentola del sistema dell'alta formazione, non siamo ancora ben metabolizzati in tutte le aree, diciamo, ministeriali, ma lo sforzo ci stiamo arrivando. Allora, io le lascerei la parola per presentare, se vuole, ulteriori attività del suo conservatorio, ma soprattutto la rappresentazione di oggi. Sì, io farei un intervallo adesso musicale, perché secondo me il conservatorio che si presenta meglio è quello che suona. Giustissimo. Abbiamo da Venezia, dal Conservatorio di Venezia,
abbiamo portato 11 giovani che formano che noi due... ringraziamo, grazie davvero. Che formeranno due gruppi musicali. Il primo gruppo è un trio a fiati, composto da oboe, e vi dico anche i nomi direttamente perché ci tengo che siano evidenziati: oboe Cristian Zoccolan, flauto Aida Vitturi, fagotto Lorenzo Ferro. Questo giovane trio, che naturalmente è preparato dall'insegnante di musica d'insieme per strumenti a fiato Chiara Staibano, professoressa Chiara Staibano, che dopo mi accompagnerà nella seconda parte di questo racconto musicale del Conservatorio Benedetto Marcello, eseguiranno dapprima il trio sonata in sol minore di Vivaldi e poi il trio sonata in sol maggiore di Baldassarre Galuppi. Sono due personalità dell'area barocca, sostanzialmente, del veneziana. Vivaldi è arcinoto, Galuppi forse un po' meno, ma è noto per essere definito il Buranello, cioè viene dall'isola di Burano, un'isola della laguna di Venezia. È un personaggio che merita anche lui di essere sicuramente rivalutato, e il Conservatorio ha già in mente, per esempio, per il 2024 la rappresentazione di un'opera di Galuppi. C'è tanto da fare. Posso chiederle prima di iniziare di fargli vedere gli strumenti per far capire allora qual è qual è il fagotto? Facciamo venire qui il flauto traverso con Aida Vitturi. Questo è il flauto traverso. Naturalmente Aida sta frequentando? Sono al secondo anno del triennio. Al secondo anno del corso, sì, di triennio, quindi corso accademico di primo livello. Poi facciamo venire l'oboe, strumento ad ancia doppia. Sì, anch'io sono al secondo anno di triennio. Cristian Zoccolan, anche lui secondo anno di triennio. E per ultimo, altra ancia doppia, il fagotto di Lorenzo Ferro. Sempre al secondo anno di triennio. Tutti i secondi anni, grazie. Fantastico. Sono già esperti, sono già bravi. Un secondo anno di triennio non vuol dire che non abbiano la capacità di affrontare repertori di una certa difficoltà. Quindi io a questo punto lasciamo parlare loro. Lasciamo parlare la musica e buon ascolto a tutti. Thank you.
Thank you.
Grazie. Proseguiamo nel raccontare. Sì, proseguiamo con il racconto di quello che possiamo offrire al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. In questo momento mi affianca la professoressa Chiara Staibano, mia vice direttrice. E chi ha la possibilità di vedere le immagini sul video sta osservando dei manoscritti musicali, che sono quelli che ahimè sono andati sotto acqua con l'acqua grande del 2019. Sono stati tutti restaurati, recuperati, ora sono tornati ad essere fruibili per l'utenza. Ricordo che la biblioteca del Conservatorio Benedetto Marcello ha un patrimonio di oltre 50.000 volumi, con collezioni storiche molto importanti, fondi anche del Museo Correr, fondo Giustinian, fondo Torre Franca, e credo che sia uno anche degli elementi di vanto del Conservatorio Benedetto Marcello avere una biblioteca di così grande importanza. Quindi adesso forse il tema è: perché venire a studiare al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia? E qui mi faccio aiutare anche da Chiara. Allora, buonasera a tutti. Perché venire? Innanzitutto perché è il conservatorio più bello del mondo. Questo non sono solo io a dirlo, ma sono molti gli ospiti, i grandi musicisti che ci vengono a trovare, che vengono a lavorare con i nostri studenti, che rimangono folgorati dalla bellezza. Affascinati, veramente. Noi abbiamo, è una fortuna veramente il poter lavorare, suonare, cantare in luoghi di bellezza. Questo già predispone alla ricerca. Ricordo che il Conservatorio Benedetto Marcello è ospitato a Palazzo Pisani, che è il secondo palazzo più grande di Venezia dopo Palazzo Ducale, e quindi possiamo contare su uno sviluppo di cinque piani e di circa 150-180 aule, e naturalmente abbiamo a disposizione una biblioteca, come dicevo, molto ricca, un museo della musica, degli strumenti musicali, con reperti anche di valore, come ad esempio un lascito che ci ha donato Richard Wagner quando è venuto a fare un concerto da noi verso la fine del 1800. Abbiamo il leggio, la bacchetta e il berretto di Richard Wagner. Sì. Non solo, ma il nostro conservatorio ha ospitato nella sala concerti e nelle diverse sale che abbiamo a disposizione nei secoli, ha ospitato dei grandi solisti, dei grandi musicisti che si sono fermati. Direi quasi tutti i più grandi. Ecco. Quindi poi
poi perché venire a Venezia? Perché Venezia è Venezia. È Venezia per gli studenti dell'Accademia, del Conservatorio, cioè degli studi superiori artistici, offre molto, offre occasioni di conoscere la bellezza dell'arte, delle arti visive, l'occasione di ascoltare concerti, perché la città, la tradizione musicale della città di Venezia è una tradizione antichissima, come tutti sanno, partiamo veramente da tempi lontanissimi, e tuttora abbiamo il Teatro La Fenice, abbiamo col quale collaboriamo annualmente almeno con una produzione operistica e un concerto dove si esibiscono i nostri migliori solisti, studenti naturalmente, con l'orchestra del Teatro La Fenice, quindi è un'occasione che capita a pochi altri conservatori per l'Italia. Esatto, poi abbiamo l'occasione di avere dei contatti in altri luoghi altrettanto belli, dove noi facciamo esibire i nostri studenti, che sono i nostri migliori studenti. Fondazione Cine, all'Isola di San Giorgio, c'è una fantastica sala, il Salone degli Arazzi, dove abbiamo fatto concerti con l'orchestra, concerti anche di musica contemporanea. Oppure alla stessa Villa Pisani, a Stra, vicino Padova, che è la villa che avevano, famiglia. La villa di campagna, chiamiamo così, che la stessa famiglia Pisani che ha tenuto il nostro palazzo ha fatto costruire sulla rive del Brenta, quindi una villa in stile palladiano altrettanto stupefacente, con una sala tiepolo che è affrescata completamente nel soffitto. Quindi abbiamo la possibilità di avere molte occasioni di mettere in pratica quello che noi dalla parte nostra insegniamo e che i nostri ragazzi studiano, imparano e approfondiscono. Abbiamo l'occasione di portarla pubblico e di portarla nei luoghi bellissimi. Questa che vediamo sullo schermo è la nostra sala concerti. Esatto. È uno studente cinese, qui vedete l'etichetta Rai 1, perché è stato selezionato per esibirsi fra i migliori cantanti a livello dei conservatori nazionali. Questo è uno dei nostri cortili e lo sviluppo appunto in tutta la sua magnificenza, il palazzo di Palazzo Pisani. Però scendiamo adesso un po' più nell'aspetto didattico. Cosa offre il Conservatorio di Venezia? Naturalmente, oltre a tutte le discipline di strumenti tra virgolette tradizionali, strumenti d'orchestra, strumenti a fiato, strumenti ad arco, strumenti a percussione, composizione, direzione di coro, abbiamo naturalmente le aree della composizione, della direzione di coro, abbiamo l'area appunto di musica antica che fra un po' potrete ascoltare attraverso i nostri studenti. È stato costituito un vero e proprio dipartimento, perché abbiamo la possibilità di avere la scuola di flauto dolce, la scuola di violino barocco, la scuola di viola da gamba, la scuola di liuto, la scuola di clavicembalo, la scuola di canto barocco, la scuola di canto barocco, e poi naturalmente abbiamo l'organo, anche se non è propriamente uno strumento barocco, ma noi abbiamo nella sala concerti un organo che vedete si contrappone alla maniera diciamo dei cori contrapposti come nella Basilica di San Marco, quindi anche qui abbiamo uno strumento adatto anche per fare la musica antica. Poi abbiamo naturalmente l'avanguardia, cioè la musica elettronica, anche questa è una scuola che è nata fra le prime in Italia, aperta da Giuseppe Sinopoli, al quale dopo è succeduto per più di un ventennio Alvise Vidolin, che è stato il principale collaboratore e realizzatore di tutte le opere di Luigi Nono. E ultimamente, diciamo, come un po' in tanti altri conservatori, ci siamo aperti anche al jazz, con un piccolo dipartimento, abbiamo chitarra jazz, pianoforte jazz, canto jazz, chitarra jazz, e quindi anche su questo fronte ci siamo diciamo un po' adeguati. Non abbiamo ancora aperto le porte al pop rock, ma non lo so,
forse non è proprio nelle nostre corde, ecco, diciamo, per che Venezia non è propriamente il luogo più adatto per fare questo genere di musica. Una anticipazione, sempre perché ho appena citato il jazz, fra poco più di un mese faremo un concerto inaugurale e avremo ospite Riccardo Del Fra, che è il capo dipartimento della Scuola Superiore di Parigi, che verrà a fare una sua composizione per quintetto, jazz e orchestra, e quindi avremo così anche il privilegio e l'onore di avere una delle massime figure del jazz internazionali, con un omaggio a Chet Baker, e quindi una inaugurazione un po' diversa dai soliti canoni. Cosa dire, ci sono anche tante occasioni di concerto che nascono all'interno del conservatorio, perché come diceva il direttore prima, questa, scusate se posso farvi notare, è la terrazza più alta di Venezia ed è la nostra. È un luogo dal quale si vede a 360 gradi fino alla laguna lontana. Dalle montagne al mare. Sono cose che ispirano molto. Dicevo, ci sono molti concerti all'interno della sala concerti o di altre sale che noi abbiamo, e ci sono dei concerti dove i nostri migliori studenti si esibiscono e suonano non solo con l'orchestra, ma Abbiamo anche una ricca tradizione di musica da camera, per cui abbiamo due stagioni fatte e organizzate col supporto anche dei docenti proprio di musica da camera, una invernale e una estiva, che dedichiamo anche al pubblico di passaggio in visita a Venezia, e sono sempre due rassegne molto ben frequentate. E recentemente ci hanno invitato ad esempio a fare dei concerti al Palazzo delle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco, anche quella è una vetrina fantastica. Sentivo prima nel momento precedente al nostro che si parlava di borse di studio, naturalmente erano borse di studio di quelle classiche dell'ESU o di altre situazioni. Però al Conservatorio di Venezia abbiamo anche delle donazioni di mecenati che hanno stabilito di contribuire per aiutare i giovani, che hanno sempre comunque bisogno di essere incentivati, aiutati anche economicamente. Abbiamo circa, diciamo a spanne, 30.000 euro all'anno di borse di studio interne che devolviamo attraverso selezioni, concorsi, anche differenziando tra strumenti ad arco, strumenti a fiato, a tastiera, il canto. Quindi il Conservatorio si adopera in tutti i modi per venire incontro ai nostri studenti, dandogli opportunità di suonare e anche di essere sostenuti negli studi. Io mi collego un po' a questo e al discorso che facevamo prima per parlare dei master che abbiamo di primo e di secondo livello, visto che sono stati citati e che sono quelli di secondo livello parte del terzo ciclo di studi, così come sarà poi, appena sarà possibile farlo, il dottorato di ricerca. E la cosa molto interessante è che questi master che noi abbiamo, ce ne sono tre particolarmente vivaci, sono quello di produzione teatrale, quello di oboe e quello di pianoforte, esatto, che sono molto attivi e che si manifestano anche in una rassegna concertistica per quanto riguarda gli strumentisti, che si chiama proprio i concerti del master, per cui i migliori studenti di questi corsi si esibiscono in recital, in concerti cameristici, eccetera. E poi ci sono gli studenti che vengono selezionati per il master di produzione teatrale, che andranno a cantare appunto sui palcoscenici o del Teatro alla Fenice, teatro o di altri Maligran, teatri con i quali appunto annualmente stabiliamo degli accordi. Sì. Naturalmente ricordiamo che c'è anche una buona percentuale, quest'anno siamo arrivati circa al 22% di studenti, sono studenti extraeuropei, studenti stranieri,
con una buona percentuale di studenti cinesi, ma anche da altri un'altra paesi, dozzina di paesi di tutto il mondo. Quindi vuol dire che lo studente straniero cerca il nostro conservatorio perché naturalmente c'è una fantastica location, ma anche una qualità didattica di primo livello, veramente. Io penso che forse sia il caso di lasciare la parola ai nostri cosiddetti antichi. Allora presenterei e chiamerei qui uno alla volta Anna Chiara Mondin, flauto dolce, Alberto Casarin, viola da gamba, Daniele Rotilio, violino barocco, Sebastiano Franz, violino barocco, Maddalena Catapan, viola, Marcello Alemanno, viola da gamba, Amleto Matteucci, contrabbasso, e Mirko Cenedese al clavicembalo. Attenta col microfono. Al clavicembalo. Allora, prima abbiamo fatto così vedere gli strumenti a fiato, adesso vediamo questi strumenti antichi da cosa si differenziano. Ad esempio la viola da gamba, che è diciamo in qualche maniera apparentata alla lontana tra la viola da braccio e il violoncello, è uno strumento che ha 6 o 7, talvolta forse anche più corde, e naturalmente tutte le corde sono corde di budello naturale, non ci sono corde metalliche perché lo strumento antico appunto ha questa caratteristica. Anche il contrabbasso, che è un contrabbasso a 4 corde, diciamo di stampo moderno, è accordato con le corde di budello. Stessa cosa si può dire per i violini barocchi, viola, e poi abbiamo il flauto dolce. In questo caso è un flauto dolce contralto che fa parte della famiglia dei flauti dolci, con diversi tagli, si dice così, appunto, di strumenti. Questa formazione preparata appunto dai docenti di musica d'insieme per strumenti antichi e voci, si esibirà fra poco con il concerto per flauto dolce e viola da gamba e orchestra, piccola orchestra, di Georg Philipp Telemann. Ci saranno 4 movimenti, un'introduzione grave, poi un allegro, un dolce e un allegro. Dico solo che questo è anche un momento di preparazione a quello che nei prossimi giorni si svolgerà al Conservatorio di Venezia. Ospita infatti il Premio delle Arti nella sezione Strumenti Antichi e Voci, e questa formazione è stata selezionata per passare alla finale che si svolgerà sabato prossimo. Quindi speriamo che sia di buon auspicio. Bene, buon ascolto.
Bene, allora grazie, molto bravi. Spero che si sia potuto sentire sufficientemente anche da chi è a distanza. Naturalmente questo luogo è strutturato per una fiera, ma non certo per un concerto musicale, quindi abbiamo dovuto in qualche maniera adattarci, ecco, a una situazione non ideale. Se volete invece sentire una situazione ideale, venite al Conservatorio di Venezia. Abbiamo, come già fatto notare, una splendida sala concerti e tante altre aule dove potete
naturalmente venire a visitare il palazzo, a chiedere informazioni, tutti quelli che sono in un momento in cui potranno fare una scelta orientata agli studi professionali, accademici o propedeutici all'accademico, e farlo in conservatorio. Ecco, abbiamo tutto questo a disposizione. Naturalmente c'è il nostro sito internet Conservatorio Venezia, www.conservatoriovenezia.eu, che dove potrete trovare tutte le maggiori informazioni, quelle principali. Poi ripeto, abbiamo a disposizione uffici, docenti che sono pronti ad accogliervi e a guidarvi per un eventuale percorso di studio da noi. E allora io chiamerei qui, visto che sono ancora anche il trio che si è esibito prima, così facciamo una carrellata di nuovamente con tutti i nostri studenti. Invito anche la vice direttrice Chiara Staibano. Se abbiamo qualcos'altro da aggiungere, se no... Ci rivediamo presto sicuramente. È stata una bella occasione di incontro con il MUR, con il Ministero, che abbiamo scoperto anche questo settore veramente molto, molto interessante e molto specifico per l'orientamento degli studenti. Abbiamo visto tantissimi studenti girare per la fiera, alcuni incuriositi dalla presenza appunto di giovani che suonano strumenti, e quindi speriamo di aver suscitato, ecco, la curiosità un po' in ciascuno di voi. Grazie a tutti e bravissimi.